mișcă înainte și înapoi. Figure che si specchiano, che si specchiano. Figure care se umidesc. E denuncia un po', e denuncia l'isolamento della persona. Și mărturisesc despre izolarea persoanei. Però ho sempre avuto un'idea della Bulgaria. Mereu avut o idee despre România. Ecco, ho sempre, non so perché, ma ho sempre visto un popolo di musicisti. Ha văzut-o mereu ca pe un popor de muzicieni. La musica e l'arte visiva. Musica și artele vizuale. Sono le uniche discipline che non hanno bisogno di traduttori. Sunt singure arte, discipline care nu au nevoie de un traducător. Per cui contatto è molto più facile. Deci contactul este mult mai ușor. Grazie. Buonasera a tutti. Buonasera, Cror. Anch'io ringrazio molto la popolazione romena. Și dumneavoastră mulțumește populației române. Perché io ho visto molto entusiasmo. Pentru că am văzut mult entuziasm. In Italia, probabilmente anche dalle televisioni, si capisce che se qualcosa non vanno molto bene. Della televisione in Italia si pare che le numere carattere bene. Penso che questa manifestazione possa essere di stimolo anche a noi italiani, non ci solo. Spero che questo evento sia un stimolo per gli italiani. Non solo alla popolazione rumena, nei contatti umani, culturali. Non doar culturali umani. Non doar un contatto umano. Con Romania, da? E, ecco, poi parlo, diciamo così, delle mie opere. Adesso voglio sapere se vi sale. Che sono delle opere materiche. Sì. Sono tutte lettere materiali. Che mi rifaccio un po' al futurismo. Care se riflette in futurismo. Perché provengo dalla diciamo, città natale di De Pera. Perché proviene di città di Orascio? De Pera. De Pera. Che era un personaggio famoso nell'ambito del futurismo. Che era un personaggio importante in scala futurismo. Buonasera. La signora Mariella, donna Mariella, mulțumește pentru ospitalitate. Mi sono trovata veramente bene e trovo le città molto belle. Ho visitato questa mattina Ha visitato un pic și a plăcut foarte mult. Îi plac Orașele. Și devo parlare della mia pittura, la mia pittura appunto rispecchia un paesaggio. Lucrările sale oglindesc peisajul. Una visuală, diciamo, un tipo de foc, con gli arti contemporanei. Peisaj care reflectă arta contemporană. Lucrează cu materia, culorile au cor. Și culori cu mult contrast. Poi, oltre alla pittura, io anche scultisco. La pare a faptului că pictează, dumneai ei și sculptează. Scultisco in legno nelle varie parti dell'Italia. Și are lucrări în multe locuri din Italia. Grazie a tutti. Vă mulțumesc încă o dată pentru ospitalitate. Mulțumesc.